Tifosi nerazzurri, appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana e benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, ventesima giornata del campionato Primavera 1, si affrontano Inter e Genoa. Rimessa già battuta da Vezzoni, Satriano, Schirò, tocco in profondità per Mulattieri che prova a lanciare il contropiede dell'Inter, buona palla per Schirò in profondità, Schirò sbaglia il controllo, Radaelli, la palla rimane di Schirò, non riesce a metterla dentro, da due passi, grande occasione per l'Inter. Inter che può proseguire, Gianelli, Mulattieri, la mette giù col petto, c'è largo Schirò, si va da Satriano che chiude l'1-2, Mulattieri in area di rigore, arriva l'1-0 dell'Inter, ancora Samuele Mulattieri. Grande stop di petto di Mulattieri, l'appoggio su Satriano che chiude l'1-2 in maniera perfetta e poi da lì non sbaglia mai Samuele Mulattieri, batte Radaelli. Ruggeri, Gonsalves, Rovella. Cross di Rovella a cercare la testa di Moro, la palla può diventare buona per Bianchi, grande parata di Pozzer e poi in tube libera l'area di rigore. Pirola, un po' di spazio per lui, può avanzare col suo mancino davanti a lui Mulattieri e Satriano. Pirola trova un po' di campo, Mulattieri, il velo, Satriano col sinistro, la mette in buca d'angolo, eccolo il primo gol italiano di Martin Satriano. Ottimo Pirola, grande velo di Mulattieri, Satriano, controllo, sinistro, nell'angolino, Radaelli non può nulla. Era questa l'ultima giocata del primo tempo che si chiude dopo un minuto di recupero, 2-0 per l'Inter, in gol la coppia offensiva, Mulattieri, Satriano. Proprio Serpe prova a spingere il contropiede del Genoa, Gonsalves, 1-1 su Moretti. Vediamo se prende il fondo l'esterno portoghese, ci prova, cross che arriva all'altezza del secondo palo con Serpe che non riesce ad inquadrare la porta da ottima posizione. Era lanciato in proiezione offensiva Serpe, buona la giocata di Gonsalves, Serpe anticipa Schirò, Rovella cerca lo scatto di Gonsalves inseguito da Mulattieri, il portoghese mette in mezzo il pallone, Pozzer riesce così la palla balla in mezzo all'area di rigore. Ha provato ancora Serpe, pallone nuovamente alto. Ci ha provato poi Serpe, Schirò pensa al cross e poi avanza col pallone, si appoggia a Vezzoni, la porta sul destro, cross, Fonseca, la spizzata, 3-0 Inter, segna Mattias Fonseca, appena entrato lascia subito il suo marchio con l'esterno in anticipo sul primo palo. Lo sguardo al cronometro del direttore di gara, 3 fischi che arrivano, 3 come i gol dell'Inter che batte il Genoa 3-0 con Mulattieri, Satriano e Fonseca sul tabellino.